Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, inizia questa domenica la serie delle splendide domeniche di Quaresima. Sapete tutti quanti, ragazzi, mi raccomando, attenzione, che mercoledì scorso con le Sacre Ceneri è iniziato il tempo di Quaresima. Ragazzi, chi di voi sa che cosa significa Quaresima? Alzi la mano. Ve l'hanno detto oggi i catechisti a lezione? Ragazzi, domenica prossima scendo se vi ritrovo giù, lo sappiamo. Quaresima viene da una parola latina che significa, che dice quadragesima, cioè 40 giorni. La Quaresima comincia il mercoledì delle ceneri e finisce? Non esattamente. La domenica delle palme, se fate bene i conti, perché sono 5 giorni da mercoledì a domenica e poi 7 settimane fino alla domenica, 35 giorni, poi ci sono 7 giorni di Settimana Santa e poi Pasqua, perché da domenica a Pasqua si chiama la Settimana Santa. Cosa è successo in questi 40 giorni? Il Vangelo di oggi che cosa ci racconta? Che cosa ha fatto per 40 giorni Gesù quando è uscito da Nazaret e prima di ricevere il battesimo? Dove è andato Gesù in questi 40 giorni? Nel? Voce. Nel deserto, giusto? A fare cosa? Ha fatto due cose Gesù nel deserto, difficili, da grande eroe. Digiuno 40 giorni, capito? Chi di voi ha fatto digiuno 40 giorni? Alzi la mano, sono tanti 40 giorni, E poi, che è successo in questi 40 giorni? Marco ci dà una versione molto molto sintetica. Cosa ha fatto Gesù in questi 40 giorni? Ha fatto a cazzotti? Con qualcuno, secondo voi? Un po'? Non ha combattuto qualche battaglia? Gesù ha combattuto, e ha vinto. Contro chi? Contro il diavolo. Ma secondo voi esiste il diavolo o no? Sicuri tutti quanti che esiste? No? I grandi sono sicuri che esiste? Anche se non si vede? Saremmo tutti contenti se non esistesse. Purtroppo esiste, perché Gesù non è un, scusatemi il termine, un clown, uno che va a fare le cose così tanto per farle. Cioè, se 40 giorni di digiuno per combattere contro il diavolo nel deserto, capite che è una cosa seria. Un'altra cosa, ragazzi, ma Gesù era peccatore come noi oppure lui era santo? Attenti a come rispondete a questo, perché questo è grave, Gesù era santo, no? Quindi la sua battaglia contro il diavolo era più per lui o più per noi? Cioè, doveva suonare il diavolo più per sé o più per farci un regalo a noi? Per noi. Quindi ha combattuto e ha vinto per noi, perché anche noi possiamo combattere e vincere per lui, con lui. Allora, questo è il primo step. Secondo step, questo numero 40, secondo voi, è un numero importante nella Bibbia oppure no? E oltre 40 giorni della tentazione di Gesù nel deserto, in quali altri momenti ritorna? Perché uno ce l'ha detto la prima lettura. La prima lettura ci racconta quello che è successo dopo un episodio che si chiama il diluvio universale. Sapete tutti che cos'è stato il diluvio universale, giusto? Cosa era successo? Che dopo il peccato originale, ci racconta il libro della Genesi, comincia la caduta libera, la discesa libera. Stanno facendo in questi giorni i mondiali di sci, nonostante i lockdown, mi sembra, ieri ho intravisto qualcosa, no? Avete visto le discese libere che fanno, che sono veramente folli, insomma, che fanno le discese così, quindi che precipitano a missile. Allora, dopo il peccato originale c'è una precipitazione pazzesca, una corruzione impressionante dell'umanità, che a un certo punto il nostro Signore, che deve fare? Deve mettere punto, dice: fermi, ne prendiamo una coppia buona per ogni specie, quindi Noè con la moglie e di ogni razza animale, dopodiché facciamo venire una bella diluviata e
resettiamo, diciamo noi oggi, la situazione della terra perché non se ne può più. Domanda: quanti giorni dura il diluvio? Per quanti giorni piove? 40 giorni. Bravi, 40 giorni. Buoni, che ce ne stanno altre due almeno di 40, eh? Quindi cosa succede con quei 40 giorni? Si passa da una situazione di corruzione ad una situazione di totale rinnovamento attraverso l'acqua. A che ci fa pensare l'acqua? Rispondono qui dal coro, ma sentiamo un po' dalla platea. A che ci fa pensare l'acqua? Al battesimo. Voi sapete che una volta i battesimi venivano amministrati tutti la notte di Pasqua, cioè dopo la Quaresima. Capite il significato simbolico? Perché che succede con il battesimo? Ti fai una bella lavata e passi da un prima a un poi, da quello che eri a quello che sei diventato. Voi sapete che i cristiani, quando si battezzavano da adulti, con il battesimo prendevano un nome nuovo. Perché l'uomo vecchio, quello che io ero prima, non esiste più. Adesso sono un'altra persona. Lo sapevate questo qui, no? Quindi vedete il legame. Andiamo a vedere un altro 40. Quando è che ricorre un altro 40? Vediamo un po', questo è un po' più difficile, eh? Secondo me dal coro qualcuno risponde, però... Quando è che ricorre un altro 40? Qual... Un piccolo aiuto da casa. Quanti anni è durato il cammino di Israele nel deserto dopo l'uscita dall'Egitto? 40 anni! E quante volte è stato tentato grandemente il popolo di Israele nel deserto? 3 volte. Tante volte, quante volte è stato tentato Gesù, come ci informano Matteo e Luca, che presentano anche l'elenco delle tentazioni. E guardate che quelle 3 tentazioni sono le stesse che Israele ebbe nel deserto, soltanto che Israele che ha fatto dinanzi a quelle tentazioni? Caput! Caput, è cascato per tutte e 3. La manna, che c'avevano fame e Gesù ha fatto digiuno. Il vitello d'oro e il diavolo gli ha detto: guarda, io ti do tutti quanti i regni della terra. E poi a un certo punto si sono messi a litigare col Padre Eterno dicendo: o fai quello che dico io oppure noi non facciamo un passo in avanti. E il diavolo disse a Gesù: vai sul pinnacolo del tempio, buttati sotto e vediamo se Dio fa quello che gli dici tu. E Gesù l'ha vinta tutte e 3, ma Israele l'aveva persa tutte e 3. Questo ci fa capire come lui ha combattuto per noi. E cosa succede dopo i 40 anni di deserto? Israele era schiavo, triste sotto il faraone, arriva a casa sua, libero. C'è una terra tutta mia, un posto tutto mio, posso vivere non sotto padrone, posso fare una vita bella. Capite? Altri 40 anni. Ancora, altri 40 anni ancora, l'ultimi? No, 40 anni, un altro numero 40, non sono anni, sono un'altra volta giorni. Vediamo chi è che si ricorda l'ultimo 40 importante nella Bibbia, nella storia della salvezza. Questo è un po' più difficile, eh? Mi sa che manca il coro se non si sforzano bene. Allora, un aiutino. Un aiutino sta nella seconda lettura di oggi, perché la seconda lettura di oggi... San Pietro, punto primo, ha già fatto un riferimento tra un collegamento tra il diluvio e il battesimo. Questo l'abbiamo già fatto insieme. E poi dice un'altra cosa molto importante. Dice che dopo la risurrezione di Gesù Cristo, egli è alla destra di Dio. Lo diciamo nel... qui c'è Barbara che si è già appicciata la lampadina, che da buona catechista, che tu subito. Quanto tempo è passato dalla risurrezione di Gesù all'ascensione, quello che vivremo dopo la Quaresima? Quanti giorni sono passati? 40. E cosa ha fatto Gesù in quei 40 giorni? Si è manifestato, risorto, istruito i discepoli. E poi c'è stato un cambiamento, diciamo così, per Gesù dopo quei 40 giorni? Eh sì, perché ha lasciato la terra e la sua umanità è stata definitivamente glorificata e assunta alla destra del Padre. Vedete che succede con questi numeri 40? È momenti di
super cambiamenti, meravigliosi cambiamenti. Allora, cambiano tutti in 40 giorni secondo voi o cambia solo qualcuno? Noi cambiamo poco, dice sempre qui la curva molto partecipe e molto attiva. Ma il Signore vorrebbe, e la Chiesa anche si propone questo tempo, che noi cambiassimo tanto, ma talmente tanto, che il giorno di Pasqua, dopo che siamo venuti a messa, torniamo a casa e dice: ma tu chi sei? Non ti riconosco più. Ma come sei diventato bello? Ma come stai tranquillo oggi? Non urli, non dici più manco una parolaccia, stai sereno, stai gioioso, non parli più male di nessuno, non minacci fuochi e fulmini a chiunque ti pesta un piedino, eccetera, eccetera, non bestemmi più, vai a messa tutte le domeniche, no per forza, arrivi 10 minuti prima, tutto contento. Ecco, se la Quaresima non serve a questo, abbiamo quasi perso tempo ed è un'occasione persa. Ecco, mercoledì scorso abbiamo detto: come si fa a vivere bene questo tempo? Un tempo di grande unione con il Signore, un tempo di grande silenzio, un tempo in cui pregare un po' di più, un tempo in cui esercitarci, ricordate come ha detto Papa Francesco il giorno delle ceneri, nelle opere di misericordia, nelle opere buone, un tempo di digiuno, non soltanto di digiuno materiale. Ecco, ho scritto qualcosa anche nel bollettino di questa settimana, ma il digiuno da tutto quello che ci appesantisce il cuore e che ci impedisce di entrare in rapporto con Dio. Se noi entriamo bene in questo cammino, il resto ce lo fa la grazia e altro che Pasqua. Questo è il senso di questo tempo, è un tempo meraviglioso, però ovviamente dipende da come noi lo viviamo, da come noi in questo tempo ci lasciamo trasformare e lavorare dalla grazia che scenderà su di noi. Siamo lodati Gesù e Maria.